Questo è l'interno di un fuoco d'artificio. Guardate, la prima miccia fa bruciare la polvere da sparo e fium! È così che il fuoco decolla. Una volta in aria si accende una seconda miccia che farà esplodere il cuore grazie ad altra polvere da sparo. E queste palline carine che vedete, sapete a che cosa servono? Benvenuti alla scienza dei fuochi d'artificio in questo nuovo episodio di Figo, non lo sapevo! Fermi tutti! Vi stanno piacendo i Figo non lo sapevo? E allora iscrivetevi, perché più iscritti saremo e più fighi saremo! Ok, 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 abbiamo altri 5 secondi, quindi avete 5 secondi per iscrivervi. Avanti! Benissimo, cominciamo dall'ideazione dello spettacolo. Il pyro designer... Aspetta, aspetta. Prima vorrei capire come sono fatti i fuochi d'artificio. Di base è un fuoco d'artificio, è una specie di granata. È formato da un rivestimento di cartone al cui interno troviamo la polvere da sparo per farlo esplodere e delle palline dette stelle, cioè sferette contenenti composti chimici che danno vita a tutti gli effetti e a tutti i giochi di colore. Ma a proposito della polvere da sparo... Sì. Di che cosa è fatta? La polvere da sparo è composta principalmente da due parti. Uno è un ossidante e l'altro il combustibile. Per l'ossidante si usa di solito il nitrato di potassio, oppure il perclorato di potassio o il nitrato di stronzio. No, no. Per il combustibile invece si usano di solito zolfo, carbone, polvere di alluminio oppure di magnesio. Figo, non lo sapevo! Beh. Quindi i fuochi arrivano in cielo grazie alla polvere da sparo. Sì, però non ti ho detto che in realtà i fuochi sono formati da due parti. Da una tasca di polvere da sparo che funge da propellente, per farlo salire in quota, e dal cuore del fuoco vero e proprio, che ti ho fatto vedere prima. Com'è che funziona l'accensione? Il fuoco viene messo in un mortaio, cioè in un tubo rivolto verso il cielo. Da qui esce una miccia, che viene poi accesa. Quando la fiammella brucia tutto lo stoppino e raggiunge la granata, entra all'interno della tasca. Questa accendendosi dà la spinta al fuoco e gli permette di decollare verso il cielo. In base al quantitativo di polvere da sparo che c'è in questa tasca, cambierà la quota che può raggiungere il fuoco. Quindi è la polvere da sparo che fa decollare il fuoco. Ma allora cos'è che lo fa esplodere? Sempre la polvere da sparo. La polvere da sparo è sia nella tasca che nel cuore. Però, insomma, hanno funzioni diverse. La prima, la tasca, fa salire il fuoco. La seconda lo fa esplodere. Tasca e cuore, infatti, sono collegate da una seconda miccia. Quando la tasca si accende, aziona questa seconda miccia che punta al cuore. Funziona praticamente come un cronometro. Quando brucia completamente, raggiunge la polvere nel cuore e la fa esplodere nel cielo. E da cosa dipende il colore dei fuochi? Il colore del fuoco, come dicevamo prima, dipende dalle cosiddette stelle, cioè quelle capsule che contengono particolari composti chimici che quando bruciano creano i vari colori. Wow! Ma tipo? Ma tipo lo stronzio per fare... Il marrone! No, per fare il rosso. Poi il sodio per il giallo, il rame per fare il blu, il bario per il verde. Possono essere anche combinati tra loro per ottenere altri colori. Ad esempio l'arancione si ottiene mescolando lo stronzio e il sodio, quindi rosso e giallo. Il viola unendo stronzio e rame, cioè rosso e blu. Pazzesco! Ah, ovviamente trattandosi di prodotti artigianali, queste sono delle linee guida molto generali, ma ogni azienda ha poi le proprie formule e le proprie miscele. E invece le varie forme dei fuochi, com'è che vengono create? Per ogni forma c'è una particolare disposizione di polvere da sparo e di stelle. Quindi è proprio la disposizione geometrica che definisce i vari effetti che vediamo durante gli spettacoli pirotecnici. In generale comunque esistono due grandi famiglie di fuochi, quelli cilindrici e quelli sferici. E cosa cambia? Quelli cilindrici quando esplodono creano un effetto bidimensionale. Sostanzialmente il fuoco quando esplode è piatto, cioè pum e rimane qua. Questo foglio lo vedete nella sua interezza, però se lo metto così vedete una linea. È un inganno. No, non è un inganno, è geometria, ragazzo. Invece quelli sferici, quando esplodono, creano degli effetti tridimensionali e quindi possono essere visti praticamente da ogni angolazione. Cioè, è come un globo. Ma quanto sono grandi, scusa? Allora, per la legge italiana, la grandezza massima come diametro di quelli cilindrici è di 21 cm, mentre quelli sferici possono arrivare addirittura ai 40 cm di diametro, più o meno, grossi così, comunque comero. Comunque si usa l'uno o l'altro a seconda poi dello spettacolo che si vuole creare, quindi in base al contesto, al budget, alle necessità, eccetera, eccetera. Ma a proposito di spettacoli, ho visto uno spettacolo pazzesco con i fuochi sincronizzati a tempo di musica. Ma com'è che fanno? Guarda, ti faccio vedere una cosa.
secondo te questo che cos'è? Uno spettacolo di fuochi. No, invece no, è uno spettacolo creato al computer. Come al computer? Sì, sì, è vero, è ciò di cui si occupa il pyrodesigner, cioè quello specialista che si occupa dell'ideazione e della progettazione di uno spettacolo pirotecnico. Ok, voglio sapere tutto. Allora, quando alle aziende pirotecniche viene commissionato un lavoro, la prima cosa da fare è ideare lo spettacolo, quindi la successione dei fuochi per raccontare una storia, insomma, ok? Questa parte di progettazione è fatta al computer, che permette di creare degli spettacoli virtuali per dare l'idea del risultato finale, tipo quando dobbiamo comprare, che so, la cucina e l'architetto ci fa un rendering 3D per vedere il risultato finale, per avere un'idea. Più o meno siamo là. Una volta ricevuto l'ok dal cliente, si passa alla produzione dei fuochi necessari per eseguire quello spettacolo. Solamente dopo si passa alla fase di installazione, posizionando manualmente sul posto tutti i fuochi e tutti i mortai, mentre la loro attivazione è gestita. Aspetta, adesso mi stai dicendo che c'è un omino che accende i fuochi uno a uno con l'accendigas e ha solo un limite di pochi secondi per accenderli tutti? E se ritarda anche di un solo secondo potrebbe rischiare di esplodere? No, banana, l'attivazione dei fuochi è gestita interamente da una centralina nella quale viene inserito un file che contiene tutte le informazioni dei tempi e delle durate di tutto lo spettacolo. Quindi il grosso del lavoro è a monte nella preparazione e nell'installazione di tutti i mortai e ovviamente di tutti i collegamenti tra i vari fuochi, ma poi alla fine è tutto gestito da una centralina. Ma di quanti fuochi parliamo? Durante uno spettacolo pirotecnico ne spareranno qualche centinaia, no? Anche di più, dipende dal tipo di spettacolo richiesto, dal budget, dalla location, ma si può arrivare, pensa, tipo a 2000, 5000 mortai per un bello show, quindi 2000, 5000 fuochi d'artificio diversi. E poi c'è una cosa che mi sto chiedendo dall'inizio del video. Ma quanto costa tutto questo? Il prezzo di uno spettacolo può essere molto variabile. Per darti un'idea, se faccio uno spettacolo nel tuo giardino con mille tubi dal piccolo calibro, ti faccio un prezzo di 10.000 euro, più o meno tanto costa, 10.000 euro. Ma lo stesso numero di tubi con calibro maggiore può far tranquillamente raddoppiare il prezzo, quindi 20.000. Penso che per quest'anno mi accontenterò delle stelline di Natale. Comunque considera che i prezzi variano in base al tipo di evento, al tipo di fuochi, alla durata, ma grosso modo un range indicativo è tra i 10.000 e i 20.000 euro. Carissimi amici, grazie mille di aver visto questo video fino alla fine. Mi raccomando, a Capodanno con i botti si fa attenzione, spariamo le stelline, soprattutto i bambini, facciamo attenzione ai bambini. Sempre un occhio, noi adulti non facciamo sciocchezze perché purtroppo gli incidenti ci sono sempre, quindi evitiamo, stiamo attenti. Beh, che dire, grazie a tutti, questo è stato un anno della... Abbiamo fatto dei bei numeri quest'anno perché ci siamo fatti il mazzo e mi fa piacerissimo che tutti voi stiate apprezzando questo lavoro. Abbiamo fatto quanti video? Ma il 2021 è stato solamente il primo anno, cioè il team c'è da meno di un anno. Nel 2022 ci saranno un po' di progetti nuovi, ma non vi posso spoilerare nulla, quindi se volete sapere ci seguite, magari qualche news e qualche spoiler lo ritroverete su Instagram. Seguiteci pure su Instagram se non lo fate. Grazie a nome mio, a nome di tutto il team Geopop, ci sono tante persone oltre a Gab, Astea, Nicola, ad Alessandro che non vedete perché sono dietro le quinte. Approfitto anche per ringraziare tutti loro e noi ci vediamo sempre qua su Geopop, le scienze della vita di tutti i giorni. Ciao belli! We'll be right back.